tutti voi ragazzi e ragazze, io sono il vostro caro Mastro King e benvenuti in questo nuovissimo video di Minecraft Ita. Allora, diciamo che rispetto all'ultimo episodio che semplicemente ho costruito la struttura della farm di grano che mentre ho completato sia della zona degli animali che diciamo aggiunto, cioè avevo solamente le mucche. Poi grazie alle uova sono riuscito a far spawnare due polli e quindi poi vabbè, crescendo andare il terzo. Poi arriviamo alle mushroom, le pecore che vabbè le ho portate, mentre per quanto riguarda le mushroom, nel tentativo di cercare maiale ho trovato le mushroom, perché più avanti verso di là c'è l'isola fungosa, c'è una zona dove spawnano le mushroom e quindi da lì ne ho portate due e va bene. Allora, siamo a mezzogiorno, come vedete qui, cioè ho cominciato a fare un bel buco. Sostanzialmente per un motivo semplice, sicuramente metto torce a mano secondaria, per un motivo semplice, intanto ho raccolto un altro po' di legna e questo serve prevalentemente per un motivo, fare un ascensore. Allora, pensavo di fare un ascensore con dei minecart. In questo modo, se, sperando che ho abbastanza ferro perché non ricordo quanto ne ho su, in questo modo ho la possibilità di salire e scendere molto facilmente. Allora, qui ora farò la zona 3x3, dalla quale appunto salire. No, così che diciamo sì, da qui appunto farò una sorta di foro verso l'alto, ovviamente qui al centro, che poi diciamo una volta arrivati verso l'alto, oh, è bello, tolgo pure il carbone. Una volta arrivati verso l'alto, dicevo che sarà fondamentale, cioè riscaverò un'altra volta, ecco qui, riscaverò un'altra volta verso giù, e però mano a mano che scavo, ecco. Mano a mano che scavo, intanto ovviamente poi farò una sorta di, diciamo, di ponte. Mano a mano scavo, dicevo che piazzerò i minecart. Ok, allora andiamo a vedere. Tanto, innanzitutto andiamo a posare le cose che non ci servono in magazzino, perché tanto diciamo sono stato fino adesso giù a farmare, no? Qui c'è il portale. Allora, direi che la cobblestone la prendo per, questi no, più che altro per fare altre stone bricks per abbellire un po'. Questa è lana. Ok, la terra no. Ok, devo pensare quello che devo trovare comunque un posto. Eh sì, per le altre cose ci sono. Allora, granite, no, quella rossa. Noi dobbiamo usare la diorite, eccola qui. Poi carbone, giusto due pezzettini. Qui gettiamo le cose, i sapling. Di notte loro non c'ho nient'altro. Invece cibo non ne ho,
ho una cesta di cibo, ora controllo se diciamo il ferro. Eccolo qui, cibo, meno un pilsum minimo. Ferro, sì, direi di sì, a parte la quantità immane diciamo di opere che ho. Allora, pezzo di terra, direi tranquillamente di piazzarlo qui, poi toglierò queste cose, giuro. Allora, qui invece piazziamo le cose. Mentre da quest'altra parte intanto approfitterò anche per dormire. Ok, già ho le cose. E ci vediamo fra poco. Comunque, ragazzi, io personalmente sono molto rimbambito ultimamente. Cioè, sono sempre stato, ultimamente di più. Mi sono dimenticato che il letto l'avevo spostato di sotto, quindi va bene. Mi sono portato le cose giù. Intanto mi faccio un crafting table che mi porterò mano a mano su, sperando che sì, 12. Ah, ecco. Comunque, diciamo che questi minecart spero che mi bastino. No, a te non ti devo pensare che da qui partirò solo. Allora, ok. Ok, direi che qui posso piazzare il primo minecart. E mi sono dimenticato di prendere il crafting table. Allora, sicuro mi serviranno delle scalette. Quindi da qui lo so, ho l'inventario molto incasinato. Sì, a parte l'inventario incasinato, sono proprio rincitrullito. Scusatemi, ragazzi. Allora, sicuro la cosa che mi serve è lui, il minecart che piazzerò qui, tanto recupero le scalette, e rompendo questo blocco il minecart rimarrà bloccato qui e sto nuovamente con il diciamo con il coso Diciamo con lo spazio bloccato. Allora, diciamo, l'unica cosa che al momento posso fare è questa. Togliere i stone bricks. E quindi, cioè, togliere la stone e piazzare i stone bricks. Ah, è vero, ora c'ho pure i cosi, il carbone da dover prendere. Perché non mi prende ah, ecco. Perché? Facciamo così. L'unica cosa che posso fare è questa, ovvero riposare qualcosa. Tanto ho messo una cesta lì. Tanto al momento questo e queste non le utilizzo, manco il flint e steel. Crafting
crafting table me lo porterò piano piano sopra. Le rail me ne porto un pochino. E stessa cosa là. Ok. Diciamo che... Ok. Sì, mi ero scordato che di questa cosa. Ok. Così, in questo modo, ho la possibilità da una parte di recuperare tutto quello che ho, cioè tutto quello che raccolgo, in particolare il carbone che è sempre utile, e dall'altra piazzare i gli hopper. Ok, tanto un pochino di spazio ce l'ho. Ok, scusate, essermi grattato, però avevo necessità. Ok, direi tranquillamente mettere qui la scala, qui il nuovo minecart. Sì, di rompere questo blocco. No? Sì, ci stai. Oh, ok, perché devo piazzarli torno torno. E qui stesso discorso. Ma non so se funziona. Sì, ok, funziona. Speravo che essendo storto non funzionasse più. Ma invece per fortuna funziona ancora. Tanto sono quasi arrivato in cima. Sto attento poi. Poi appena arrivare qui appunto a questo buco qui, per così dire, ecco, siamo arrivati. Diciamo che il problema non è che si presenterà più di tanto. Perché? Perché ve lo spiego subito. Perché ora dovrò piazzare solamente i blocchi. E non dovrò, sì, dovrò piazzare solamente i blocchi, non dovrò più piazzare, togliere quelli sopra. Ok, piazzo te, metto le rail, minecart e rompo il blocco sotto e ripiazzo qui. Ok, intanto qui su questo punto tolgo tutto. Diciamo che può sembrare sì, può sembrare un lavoro brutto, però vi garantisco che, cioè, la parte brutta è solamente costruirla. Ok, ora piazzo il minecart e aspettare un attimo, ok. E ora recupero mettendo questi qui, così il minecart non va via. No, finito pure i blocchi. Poi farò pure un metro di discesa tranquilli. Diciamo che lo farò praticamente qui accanto, che è semplicemente un tunnellone come qui sopra. Invece di metterci i minecart, ci metterò i
diciamo, non ci rimetterò, ma ci metterò semplicemente un blocco d'acqua in fondo e basta, così riesco a scendere facilmente. Ok. Direi tranquillamente di sicuramente togliere questo pezzo di stonna, di piazzare la scala qui. E di rifare lo stesso identico lavoro con l'ultimo minecart. Ok, mi sa che pensavo mi fosse caduto. Invece no, per fortuna. Intanto recupero questa cobblestone che è sempre utile. Ora profitto per piazzare in avanti questa stone, cioè questa stone bricks qui. Di scendere rapidamente, andare a dormire, così testo subito testo subito la salita con i minecart. Sperando che funziona. Allora, ok. Stesso discorso. Allora, praticamente devo semplicemente piazzarlo più in basso e quindi mi serviranno altre scalette, perché tanto diciamo il minecart può scendere. Lo togliete. Ok, te ce la faccio, a te no. Quindi vediamo se togliendo una scala. Ok, lui scende, a te ce la faccio. Quindi da lì 1, 2. A te lo faccio scendere. Quindi va 1, 2, 3. Però non avevo valutato questa cosa. Assolutamente no, e quindi l'unica cosa che posso fare. Ok, per fortuna stiamo lungo gli ultimi. Ok, quindi 1, 1, 2 e 3. Ok, la scala posso piazzare qui. No. Ah, un altro blocco devo piazzare più basso? Ottimo. Però l'importante è che alla fine riesco a salire. Quindi, però devo capire una cosa. Qui
Quindi quanti blocchi ci sono? 1, 2, al terzo, ok. Quindi 1, 2, al terzo. E quindi ora riscendendo e risalendo da su, ce la dovrei fare a sistemare la vicenda, che anche se non sembra, sempre se riesco a salire, cioè è abbastanza complesso, eh. Quindi penso che dovrò fare un altro paio di minecart. Sì. Allora, ne faccio 2, 3, il terzo per sicurezza. Sì, serve la spada. Ok, stesso discorso di prima, quindi metterò una rail con un minecart sopra e romperò il blocco sotto. Poi, stessa cosa qua, quindi abbiamo 1, 2, 3, quindi sarà qui. Ah, ok. Quindi praticamente dovevo aggiungere semplicemente un minecart in più. Ok, allora ora faccio l'ultimo, metto l'ultimo e rifaccio il tentativo. Ok, sempre scendendo velocemente, ora dovrei riuscire a salire molto facilmente. Dove era il buco? Eccolo qui. Tolgo le scalette, mangio un attimo così. E un po'. Cavolo, sempre per uno. No, non tu, ma tu. Ok. Però qui c'è un problema di un blocco. Ok, ok, ok. Quindi in questo modo riesco anche a apparare l'altezza giusta. Ok. Stessa cosa vale da quest'altra parte. Così, diciamo che in questo modo riesco a sistemare anche la, per così dire, la discesa. Ok, lo so, prenderò un pochino di danno, però diciamo che ne vale la pena. Ok, così non solo, cioè, perché diciamo quello a cui punto è appunto è proprio questo: sistemare il, diciamo, a parte il livello di funzionalità, ma sistemare anche l'estetica. Ok, da qui riesco a scendere. Ok, stessa cosa vale da di qua, fare un altro buco 3x3.
arrivando ovviamente alla stessa altezza di quell'altro, perché da solo sistemare la stessa altezza. Poi dovrò fare anche un altro piccone e incantarlo, assolutamente. Magari trovando anche un bel villaggio qui vicino, quindi 1, 2, 1, 2 e il terzo di qua, ok. Magari trovando anche un villaggio qui vicino potrò, ma sperando che troverò un librarian con mending. Un secchio là che non ce l'ho, Muoio tranquillo, me lo crafto subito. Ok, sì, è vero, per certi aspetti può risultare molto noioso, però è un processo che va fatto. Allora, 1, 2, 3. Non mi servirei più. Ok, devo ammettere questa, comunque questa farm è molto efficiente, eh. Allora, cavolo, 1, 2. Devo fare il terzo strato. E la cosa che mancava, ripeto, sperando che il piccone sopravviva fino alla fine diciamo, di questo lavoro. Ok, mentre qui al centro piazzerò dell'acqua e qui più avanti, ok, un pochino di torce. Sta facendo pure buio, tra l'altro. E io rientro, mi prendo altra acqua. Se sto qua, ok, perfetto, mi fa pure dormire, ottimo. Ok, tornato a essere giorno. Risalgo, ritorno qui e continuo a scavare. Diciamo che in un certo senso è anche utile, così trovo anche qualche materiale scavando, scavando. Diciamo che la cosa che mi preme di più, appunto, è questa qui, quella di ottenere, diciamo, a parte l'utile, alla parte bella, qui non devo scavare. Ok, sono rimasti gli ultimi due blocchi, cioè gli ultimi tre blocchi. Diciamo, oltre a ottenere la parte bella, la parte utile, comunque cercare di ottenere quanti più materiali possibili. Ok, direi di tanto mangiare un bel paninozzo. Ah, ok, mi era pure finito lo spazio. Ma comunque di risalire. Ok, tu oramai tu non mi serve come blocco. Ok, direi che fino adesso siamo a buon punto, eh. Allora. No,
2. Diciamo anche se diciamo che è abbastanza lungo come questo come lavoro piuttosto, cioè diciamo la parte lunga è proprio la parte di piazzare tutte le, cioè tutti i singoli blocchi, però visto che vogliamo la parte estetica, diciamo è molto utile diciamo da faticare un pochino di più per ottenerla. Ah, ok, per fortuna siamo quasi arrivati. Poi intanto per il prossimo video già vi spiegherò cosa farò. Ok, sono praticamente arrivato sopra. Tanto altri blocchi non mi servono. Però la cosa che mi serve appunto è togliere quelli che non, se no non posso. Ok, a scendere arriviamo. A salire a posto. Premendo Shift, ok, una grande, quindi completo questa parte qui. Allora, ora tra il questo episodio e il prossimo, semplicemente farò una struttura qui, un altro tunnel qui sopra, semplicemente come ho fatto quello giù, per altro di crack e stone bricks. Mentre nel prossimo abbelliremo, pensavo di abbellire questa parte qui e di abbellire un pochino quel tunnel su che sembra più un camino, ho visto così, quindi farò questo. Allora ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Intanto approfitto per dare da mangiare due bollette. Magari me ne sbuca un altro? No, ok. E spero che comunque questo video vi sia piaciuto. Se è così mi raccomando di lasciare un bel mi piace, di iscrivervi al canale, seguirmi sui social, quindi su Twitter, Instagram, Facebook e ovunque vogliate. Mi raccomando di lasciare un bel mi piace e iscrivervi al canale. Ciao a tutti voi.